Avvocato, buongiorno. Noi sappiamo che a lei piace molto mostrare gli oggetti in aula, quindi io le ho procurato una esatta riproduzione dell'arma che Ciontoli aveva in mano quella sera che ha sparato. Ecco, sulla volontarietà di questo sparo esistono molti dubbi. Allora, sì, questa è una riproduzione. Devo dire che è fondamentale capire questo. Nel capo d'accusa c'è scritto che è un omicidio volontario, ma attenzione, il punto non è che il pubblico ministero pensa che Ciontoli volesse sparare, uccidere la vittima. Non è questo. L'omicidio volontario viene individuato nel ritardo nel chiamare i soccorsi. Perché si dice, ma se io ritardo a chiamare i soccorsi, come fa a essere un omicidio? Perché nel nostro codice, se io in qualche modo comprendo, capisco che una persona sta per morire, accetto il rischio che muoia, ma non chiamo o ritardo i soccorsi, è come se l'avessi ucciso. Allora, paradossalmente, quello che accade è che l'autore del reato, cioè in questo caso Ciontoli, cercherà nel processo di dimostrare che è stata la sua pistola a cagionare la morte e non il L'omesso ritardo nei soccorso. soccorsi. Perché se è stato lui a cagionare con la pistola, è un omicidio comunque colposo, perché il pubblico ministero, per quello che c'è nell'ambito del processo, nessuno ipotizza che era volontario. Se invece questa pistola non ha cagionato una ferita grave tale da cagionare la morte e quindi non c'è un nesso causale, cioè non è stata lo sparo, ma il ritardo nei soccorsi, siccome è pacifico che che i soccorsi furono chiamati in ritardo, che furono date una serie di informazioni non corrette, allora a questo punto diventa omicidio doloso, quindi lui dovrà sperare che è Che si stata la possa sua ferita. dimostrare che è stata quella pistola. Straordinaria, veramente una lezione di diritto, nel senso dal punto di vista difensivo. Grazie a Longo.